Epifania, insomma, questo periodo è la festa dei bambini e non dei genitori. E quindi tutti i bambini hanno diritto ad avere un sorriso, a divertirsi, a creare un momento di spensieratezza, a non pensare alle cose brutte che giornalmente capitano, eccetera. E quindi ho pensato di circondarmi da persone che la pensavano come me. Ho chiamato un po' di persone, ho iniziato con le socie del Moica, poi la Caritas, l'Arci a Malatesta, le ragazze della cooperativa Dimensione Uomo 2000 che gestiscono un progetto che è Astrea, alloggio temporaneo di emergenza, gli stessi ragazzi di Saman, i ragazzi del progetto Cogli l'Attimo, il CPD, i volontari in genere, insomma, tutte le persone, un sacco di persone ci hanno dato, abbiamo fatto delle bancarelle, abbiamo raccolto dei fondi, con questi fondi abbiamo acquistato dei giocattoli, altre persone ci hanno portato altri giocattoli, alcuni nuovi, alcuni usati ma comunque in buono stato. Quindi abbiamo raccolto, l'obiettivo nostro era 1000 giocattoli per 1000 bambini, in realtà 1000 bambini fortunatamente non ci sono, sono di meno e quindi abbiamo raccolto meno giocattoli. Noi oggi daremo qui questo regalo e questo assaggio di panettone, insomma di torte che hanno preparato le socie del Moica ai ragazzi e ai bambini di Trapani e di Pacecco. Dopo dalle 18 in poi ci sposteremo invece alla tensa struttura di Erice, dove ci saranno i bambini di altri comuni che fanno parte del distretto di 50 e sono Erice, Valderice, Buseto, insomma, poi lo dirai tu questa cosa. Ma io ti rubo un attimo il mestiere, magari chiamo io. Io vorrei anche ricordare in questo giorno vorrei ricordare in questo giorno una persona che quattro anni fa purtroppo ci è venuta a mancare. Era un ragazzo, lo ricordi tu e chiamerai, credo, l'unico esponente politico che oggi si è ricordato che in questo giorno quattro anni fa è morto, barbaramente ucciso, un ragazzo trapanese. Forse l'unico, perché è l'unico che gli ha inviato alla famiglia un telegramma. Ma ci pensa Marzia. Io vi auguro comunque buon divertimento. Il riferimento chiaro di Gianni Di Malta, per chi ha memoria storica di questa città, riguarda proprio una giornata, nel 5 gennaio del 2007, proprio la vigilia dell'Epifania, veniva assassinato in via Orti Antonino Via, lo ricorderete tutti, un ragazzo di 23 anni, bravissimo, l'applauso che parte spontaneo per ricordare la figura di questo ragazzo. Un ragazzo di 23 anni che, lo ricorderete tutti, lavorava qui in un negozio da Gea nei pressi della via Orti, che per cercare di difendere un collega che era stato assalito da due malviventi alla fine ha rischiato e ha perso la vita. Oggi ne hanno parlato i giornali, però come diceva Gianni Di Malta, mi pare, se non sbaglio, che l'unico esponente politico che investe proprio di politico ha inviato un telegramma alla famiglia di Antonino Via sia stato il presidente del consiglio provinciale di Trapani, il dottore Poma, che pregherei di salire. Eccolo, ci sta raggiungendo. Nino meritava di essere ricordato oggi e meritava, secondo noi, di essere ricordato proprio in questo contesto anche di festa rivolto ai bambini, perché non è importante soltanto, da genitore lo dico, mi rivolgo ai genitori, non è importante soltanto distribuire doni ai bambini, ma anche un messaggio come quello che ci ha lasciato Antonino Via è un regalo.